Messaggio per l'apparizione del 21 maggio 2019. Ricevuto nel comune di Castelvolturno, Campania, Italia. Trasmesso da Maria, Rosa della Pace, alla veggente Sor Lucia de Jesus, in occasione del compleanno del veggente Frate Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Io sono la madre della pietà, della compassione, la madre della speranza, la madre che, silenziosa, prega per i suoi figli, veglia su di loro nel suo cuore e intercede innanzi a Dio, affinché apprendano ad amare e a perdonare. Figli miei, sono qui per chiamarvi al pentimento del cuore, per permettere che il vostro passato venga guarito, che il vostro presente sia trasformato e che il vostro futuro sia scritto con le mani della volontà divina e non con le mani della volontà umana e superficiale. Vengo per chiamarvi a riconoscere le grazie e gli avvertimenti che, ripetutamente, il vostro Signore Creatore invia a questa nazione per lavarvi dai vostri peccati e farvi ritornare veramente sulla strada del cuore di Dio. Io vengo come madre e guardiana della Santa Eucaristia affinché, con il corpo e il sangue di Cristo consacrati nelle mie mani e nel mio cuore, possa emendare tutte le macchie che gli hanno causato coloro che hanno elevato gli elementi per la consacrazione, ma il cui cuore non era consacrato a Dio, e coloro che si sono comunicati con l'Eucaristia viva e non hanno permesso che essa entrasse nel loro cuore, nonostante fosse nella loro bocca. Vengo, figli, in nome di Dio e di mio Figlio, a concedere la grazia del perdono per coloro che si pentono di cuore e per mostrare loro il cammino verso la purezza. Non vengo a giudicarvi, ma sì a mostrarvi le vostre mancanze, perché il cuore di Dio è ferito dagli oltraggi commessi verso di Lui, e io sono qui per risvegliare i cuori alla santità, per chiamarvi ad amare il proposito della sua esistenza, per rivelarvi che ci sono verità superiori che aspettano che presentiate la vostra ignoranza davanti a Dio, per far sì che esse vi vengano rivelate. Il mio cuore è fermo ma compassionevole, perché non posso smettere di dare avvertimenti al mondo sui suoi peccati. La giustizia di Dio si sta già abbattendo sulla terra e urge che vi pentiate di cuore e che indirizziate il vostro cammino verso la volontà divina. Il tempo dell'illusione darà luogo al tempo della giustizia di Dio e tutto il fango che prima si occultava nella coscienza degli uomini e delle nazioni emergerà e proprio da esso sarete soffocati. Sarà quello che dentro di voi, o figli, ciò che vi farà perire o che vi salverà a seconda di ciò che coltiverete nei vostri cuori. Per questo non dovete temere solo Dio, ma dovete temere voi stessi, perché la giustizia divina arriverà a ciò che in voi è nascosto e sarà lo stesso peso degli uomini che vi farà pendere verso gli abissi. E allora tutto si rivelerà da solo e non ci sarà differenza fra le religioni, gli status sociali, le culture, le nazioni. Sarà la purezza nei cuori degli uomini ciò che vi farà erigere fra coloro che si sono persi. Il grano sarà separato dalle erbacce, non solo dalle mani di Dio, ma anche grazie alle azioni degli uomini, da ciò che si trova nel vostro cuore. Oggi, o figli, non vengo a infondere il timore nei vostri cuori, ma vengo a risvegliare la vostra coscienza, perché possiate coltivare un cuore puro, nonostante le vostre imperfezioni, affinché cerchiate tutti i giorni di equilibrare i mali del mondo con la preghiera, affinché trasformiate le vostre coscienze e i vostri cuori in veri strumenti di Dio, perché possiate percepire che non sono qui solo per la vostra salvezza, ma in vista di un obiettivo maggiore, universale e divino, che
che persegue il risveglio di un amore nuovo nei cuori di tutti gli esseri. So che vi sentite distanti dal poter concretizzare questo piano, ma oggi io protendo a voi le mie mani e vi mostro il cammino della grazia e della misericordia del Figlio mio, affinché non corrompiate i vostri cuori, ma possiate trovare la pace nel servizio e nel vero amore per Dio e per i vostri simili. Io vi benedico e vi ringrazio di stare qui. Vi ringrazio di aver risposto alla mia chiamata. La vostra madre, Maria Rosa della Pace.